Amici del Congresso Magico Centro Italia, ci troviamo qui al Teatro Thalia nel post concorso del trofeo Damaso Fernandez del premio Vinicio Raimondi. Siamo con Alfredo Barrago, che è il fondatore del Teatro Udini. Finalmente uno che dice Udini. Bene, allora, visto che hai preso la parola e l'iniziativa, cosa ci racconti di questa splendida avventura? Ma che siamo pieni di gioia, ancora increduli, perché la Sardegna, che è un po' la Cenerentola della magia italiana, nel senso che ci sono i club da 60 anni, da 50, noi esistiamo da 13 anni, quindi questa avventura che ci porta oggi qui a Pagliacozzo a fare incetta di premi, lo posso dire, perché due primi posti, un secondo posto, siamo ancora un po' increduli, svegliateci, è vero? È successo davvero? Sì, è vero, è vero. Allora, ricordiamolo, ieri sera si sono celebrati due concorsi, Close Up e Magia da Scena. Per il Close Up il vincitore del trofeo Damaso è stato Mauro Mura, e invece il primo premio del premio Raimondi è andato a Michele Cabras, My Crass. Due allievi della scuola del teatro Udini. Sì, infatti. Quanti anni hanno? Da quando hanno cominciato? Iniziato? Ma sono con noi già quasi dall'inizio del percorso, sì. 13 anni fa, ma quasi 10 anni questi ragazzi, con un impegno, una passione davvero encomiabile. Bene, allora io... vuoi aggiungere qualcosa? Volevo dire assolutamente che dopo un girovagare di quasi 40 anni è la prima volta che trovo un congresso dove c'è un'area di amicizia assoluta, di rilassatezza, non ho visto mal di pancia di nessuno. Molto bello, poi molto carina l'idea originale del concorso non truccato, questa mi è piaciuta. Sì. Ma trovata noi... simpatica. Allora, senza voler fare polemiche. No, non tasto, lasciamo perdere, cioè. Però il trucco c'era, ma in scena perché era... I trucchi erano solo sul palco e questo è stato straordinario. Adesso, a parte la battuta, insomma, sappiamo che non è questo il momento di parlarne, ma bisognerebbe parlarne per il bene delle nuove generazioni. Il futuro dei maghi, della magia, è nelle nostre mani, non in quelle dei ragazzi. Nelle nostre mani. Eh sì. Notate la sottigliezza. Sì, assolutamente. Di Alfredo. Va bene, volevo ricordare che la giuria era di tutto prestigio, di altissimo livello. Sì, assolutamente. Avevamo Gianni Mattiolo come presidente, poi avevamo Mike Vincent, Rico Wieland, poi avevamo Peter Pelican, Gabriele Merli, poi Vittorio Marino, e poi mi sfugge qualcuno, chi è che avevamo? Willow Domaschi, ecco, dalla regia. Quindi per i vincitori è una soddisfazione notevole aver ricevuto il giudizio di un parterre di giurati di questo livello. Io passerei adesso... Facciamo apparire subito i vincitori. Esatto. Allora, Mauro Mura, che si è aggiudicato il trofeo Damaso. Ciao Mauro. Ciao. Allora, quanti anni hai e la tua città di provenienza? Io ho 38 anni. Sì. Vengo da... E che cosa... cosa senti dopo aver vinto il primo premio Damaso? Qui a Tagliacozzo. Allora, è stata un'emozione incredibile, mi sono emozionato per primo io sul palco. Essere premiato da un mito che comunque io ho sempre solamente visto sul video, in internet, sia Damaso, per me è stata comunque un'emozione veramente forte. Da quanto tempo hai cominciato? Io è da moltissimi anni che pratico magia, anche se ho fatto degli anni in cui ho un po' l'abbandonata per motivi personali, e ultimamente è un 8-9 anni che comunque è stato hai ripreso il percorso, grazie, non ho mollato, anche grazie al teatro di... grazie ad Alfredo e grazie anche agli amici con cui condivido oltre la parte magica anche la vita di tutti i giorni. Bene, questo si vede trasfare perché siete un gruppo unito, forte e coeso, infatti vi sostenete a vicenda e crescete insieme. Ieri la prima persona che ho abbracciato e che ho baciato mio fratello è stato
pubblicare. Sì, questo l'abbiamo notato, cioè c'è stato subito la soddisfazione condivisa, non c'è quel distacco, quindi questo è la vostra carta vince. Io che accompagno a distanza in questi giorni, abbiamo passato delle ore incredibili. Va bene, allora velocemente possiamo anche passare a Mike Crass, grazie, in bocca al lupo, grazie. Alla prossima per nuovi successi. Allora Michele, ti vuoi presentare? Allora, mi chiamo Michele Cabras, in arte Minecraft, sono un illusionista. Da quando hai cominciato? Allora, ho iniziato a 11 anni. E adesso ne hai? 22. Grazie a uno spettacolo di Copperfield, era Natale e trasmettevano lo spettacolo di Copperfield a Las Vegas. Fu un colpo di fulmine perché mi sono subito innamorato di quest'arte. I miei genitori mi avevano già fatto il regalo, sì, ed era la notte del 24, però fui talmente tanto assillante, classico, che pochi giorni dopo mi comprarono la famosa scatola del mago. Bene. E quindi da lì ho iniziato a cimentarmi. E cosa dici della scuola e del teatro di cui fai parte? Beh, per me è stata una totale svolta. Io ho conosciuto Alfredo che avevo 17 anni e penso che la cosa più importante è stata che lui mi ha trasformato da un ragazzo appassionato a una mentalità artistica diversa. Ha proprio cambiato il mio modo di pensare e di percepire l'arte, ed è stato incredibile da vivere anche. Certo, quindi tu cosa senti di consigliare, ecco, ai tuoi amici, a chi ci vedrà, a qualche giovane ragazzo che si incuriosisce e vuole appassionarsi? Allora, il consiglio più importante secondo me è crederci, avere tanta passione, perché ogni tanto i sogni si avverano. Bene, basta volerlo. Allora, vi ringraziamo ancora di aver partecipato a questo contesto. Grazie. Vogliamo salutare e ricordare anche tutti quanti gli altri amici con cui hai condiviso questo viaggio, qui a Tagliacozzo, dalla Sardegna. Volete? Ecco, venite tutti, dai, venite. Eccoci tutti qua. Eccoci. Allora, una panoramica, visto, ecco, facciamo anche un gruppo quadretto, abbiamo tutti i maghi, maghe, e abbiamo zona? Anche Grace, che è la nostra sigla vivente. Esatto, una esclusiva del congresso di Tagliacozzo, che quest'anno, oltre alle magie, avrà anche musica e canzoni in tema strettamente magico, fantastico. Velocemente, le città che rappresentate qui. Cagliari. Cagliari. San Luri. Doglianova, va bene. Grazie, allora ciao a tutti, alla prossima. Ciao.